Ciao a tutte e a tutti. Oggi un video aggiornamento sulla macchina portatile MXC. Avevo fatto il video l'anno scorso per mostrarvela. Io non la uso per il cucito, però è piaciuta tantissimo. Moltissime mi avete detto: ah, io ce l'ho, non l'ho mai usata, non riesco ad utilizzarla. Poi altre che vorrebbero comprarla mi hanno fatto delle domande. Allora io ho pensato, siccome ho risposto, però mi fanno sempre le stesse domande, ho pensato di fare un video aggiornamento, così rispondo alle vostre domande. Me ne sono scritte alcune e vediamo un po' come si comporta. Mi avete scritto alcuni materiali, se li cuce. Io non ho provato, io cucito solo la carta, forse la stoffa, ma un pezzettino per provare, perché io quando cucio il tessuto uso la macchina da cucire, quella normale. Questa è veramente piccola. Per rendervi un po' l'idea, mi sono messa al telecomando del televisore a fianco, guardate un po', è leggermente più alta del televisore, ma è proprio piccola, piccola piccola, guardate la mia mano. Io adesso vi metto anche una riga, ecco, così vedete quanto è alta. È 20 centimetri, 20 per 17, è proprio piccolissima. Quindi se voi dovete cucire abbigliamento, non so quanto possa essere utile, perché il piedino si solleva quel poco, che poi è rigido, cioè non si muove, non fa lo zig zag, non fa le asole, insomma, è un giocattolo. Anche se alcune mi hanno chiesto: posso comprarla per mia figlia? No, non la consiglio nemmeno per una bambina, perché l'ago cuce, cioè l'ago entra. Se una bambina mette la mano qui, gliela, cioè, si fa male. Quindi no, per una bambina non è adatta. Poi ci saranno delle altre macchine giocattolo più adatte. Mi è stato detto che ci sono delle macchine particolari, piccole, sempre giocattolo, che hanno una protezione proprio per le dita, quindi questa no. Poi mi è stato chiesto per la bobina inferiore come si infila. Dunque, la bobina inferiore è qua. Io non ricordo nemmeno di averla caricata altre volte. Sì, l'ho caricata io perché è piena, quindi infilate la bobina, cioè riempite il filo. Poi vediamo un po' se riesco a mostrarvelo. Ho messo anche il cavalletto piccolo perché quello grande è proprio non ci sta. Il filo lo tenete così, infilate la bobina, fate questo, vediamo un po' se c'è qualche immagine. No, rimettiamo così il tappino, poi vediamo un po' come si comporta quando carichiamo il filo. Ok. Sì, non ricordo assolutamente. Vediamo un po'. Per caricare il filo superiore, ad esempio, voi dovete smontare questo. Vedete? Ha una molla. La dovete smontare, quindi togliere la bobina, questo. La bobina. Adesso infiliamola insieme. Dai, tanto c'è poco filo, quindi io in genere la carico a mano. Dicono che si può caricare anche, vedete, tramite questo, che però io non so come funzioni. Eccola qua, è andata da sola. Vedete, si gira, adesso io la blocco. Vediamo un po'. Allora, prendo il filo, vediamo lì. Vediamo un po' se riesco a caricarla. Schiaccio sul tempo. Ok, ecco qui che sta caricando. Non è che sia un giocattolo. Adesso non so se questo si blocca in qualche modo, no. Comunque, rischiaccio. Può bastare, quindi stacco, taglio,
rimetto, quindi devo rimettere qui la molla così. Vediamo se mi ricordo. Allora, questo, facciamo andare il filo verso sinistra, dovrebbe essere così, ok? Ora, il filo, sì, per infilarla di nuovo qui, poi accompagnatelo voi, poi qua, poi di nuovo, vedete che non ha neanche un... aspettate che prendete fuori. Allora, qui, non so, allora, ok, tratto, accompagnatelo, poi su, qui, aspettate che lo abbasso. Qua, ok, facciamo arrivare un po' di filo, poi qua, poi su e poi nel lago, ok, lago. Allora dovrebbe esserci la luce, sì. Per la luce il primo pulsante. Adesso devo infilare il lago e il filo nel lago. Io ci vedo ancora bene da vicino, fortunatamente. Ok, allora abbiamo messo la bobina, io l'ho lasciata aperta come potete vedere, giusto? Ecco qui, siccome non ha registrato quando cucivo, adesso io rimetto la bobina, proprio perché proprio quel pezzo dove prende il filo non l'ha registrato. Dicevo, mettiamo la bobina in questo modo, la facciamo andare il filo lì dietro e non chiudo, cioè lascio un po' aperto. La macchina è infilata, quindi tiriamo un po', aspettate che accendo la luce di nuovo. Ecco qui, allora il filo scende e prende il filo di sotto, semplicissimo, chiudo, è fatto. Adesso cuciamo il pannolenci insieme, così vediamo un po' come si comporta. Dunque, io sono tagliata un pezzetto di pannolenci che l'avevo già cucito, quindi però metto, vedete, è doppio, quindi abbasso il piedino e parto. Io schiaccio questo pulsante perché ho notato che col piedino, con questo qui, boh, oggi non vuole cucire, quindi schiaccio il pulsante e va. Adesso sollevo, accompagno. Quando finite di cucire, tirate un po' il filo, altrimenti tutte le volte dovete infilare. Quindi faccio andare il filo e taglio. Vedete, dovete avere un bel po' di filo, quindi lo mandate dietro. E questa è la cucitura, cucito perfettamente. Vedete, anche se tirate, niente, non si disfa. È proprio forte, eh? Come cucitura può andare benissimo, se riuscite ad andare dritti non c'è problema, dipende sempre da quello che dovete fare. Guardate, io ora mi taglio un pezzetto di pannolenci, lo metto proprio pari, vediamo se riusciamo ad andare dritti così. Vedete, sono tre strati, quindi il tanto del feltro, perché mi avete chiesto anche cuce il feltro.
Vediamo un po', ma penso proprio di sì. Quindi, ma stavo schiacciando il piede, no? Devo schiacciare il pulsante. Possibilità che magari per il momento vuole imparare, non è come una macchina da cucire normale, perché se ne trovano anche usate a poco prezzo, non so, vedete voi, ecco qua, ha cucito 3 strati, ma sicuramente se ne mette un altro strato cuce anche 4 strati, quindi guardate un po', cuce perfettamente, ecco qui. E adesso io, tanto il pezzo col fumi l'ho già girato perché non aveva registrato il pezzo col pannolenci, quindi attacco l'altro pezzo e poi monto il video. Ecco qui, siccome non ha registrato quando cucivo, adesso io rimetto la bobina proprio, perché proprio quel pezzo dove prende il filo non l'ha registrato, dicevo, mettiamo la bobina in questo modo, la facciamo andare il filo lì, dietro. Non chiudo, cioè lascio un po' aperto, la macchina è infilata, quindi tiriamo un po', aspettate che accendo la luce di nuovo, ecco qui, allora il filo scende e prende il filo di sotto, semplicissimo, chiudo, è fatto. Adesso cuciamo il pannolenci insieme così vediamo un po' come si comporta. Dunque io sono tagliata un pezzetto di pannolenci che l'avevo già cucito, quindi però metto, vedete, è doppio, quindi abbasso il piedino e parto. Io schiaccio questo pulsante perché ho notato che col piedino, con questo qui, boh, oggi non vuole cucire. Quindi schiaccio il pulsante. Sollevo, accompagno. Quando finite di cucire, tirate un po' il filo, altrimenti tutte le volte dovete infilare. Quindi faccio andare il filo e taglio. Vedete, dovete avere un bel po' di filo. Quindi lo mandate dietro e questa è la cucitura, cucito perfettamente. Vedete, anche se tirate, niente, non si disfa. È proprio forte, eh? Come cucitura può andare benissimo. Se riuscite ad andare dritti non c'è problema. Dipende sempre da quello che dovete fare. Guardate, io ora mi taglio un pezzetto di pannolenci, lo metto proprio pari. Vediamo se riusciamo ad andare dritti. Così. Vedete, sono 3 strati, quindi il tanto del feltro. Perché mi avete chiesto anche, cuce il feltro? Vediamo un po', ma penso proprio di sì. Quindi, ma stavo schiacciando il piede, no? Devo schiacciare il pulsante. Non ha la possibilità, che magari per il momento vuole imparare. Non è come una macchina da cucire normale, perché se ne trovano anche usate a poco prezzo, non so, vedete voi, ecco qua, ha cucito 3 strati, ma sicuramente se ne mette un altro strato cuce anche 4 strati, quindi guardate un po', cuce perfettamente, ecco qui. E adesso io, tanto il pezzo col fumi l'ho già girato perché non aveva registrato il pezzo col pannolenci, quindi attacco l'altro pezzo e poi monto il video. Cucito il pannolenci, però se non l'ha cucito rifarò il pezzo dove cuce. Adesso proviamo a cucire il fumi. Allora, infiliamo di nuovo perché tutte le volte è una storia. Ok,
bene già. So così, adesso io ho un pezzo di fumo, gomma Eva, come la volete chiamare, ne taglio due pezzi. Supponiamo che io debba fare, che ne so, un taschino, quindi la metto pari, schiaccio e proviamo a cucirla insieme. Ok, vado. Io ho detto me lo tiro da qua il filo, perché altrimenti tutte le volte poi devo infilare di nuovo. Ok, vedete che cuccia, però come vi ho detto non si riesce ad andare proprio dritti in modo perfetto, cioè lascia il segno qui, guardate un po'. Non so, io se fate dei lavori così, il bricolage, senza pretese, può andare, una macchina che può andare, però, insomma, per 20 euro non si può pretendere. Ah, ecco, dove è stata acquistata? Mia madre ha detto che è stata acquistata all'MD, quindi anche un'altra ragazza mi ha confermato che questa è proprio la marca dell'MD, come la Lidl ha la sua marca. Quindi per chi la volesse, prova ad andare all'MD, se c'è la vicino, è un discount in pratica. È a periodi, non so se ci sia sempre oppure se la mettano a periodi come fa la Lidl. Quindi perché vuoi cucire sul cartoncino? Ecco, io voglio cucire sul cartoncino perché facendo progetti di scrapbooking mi piace anche utilizzare la macchina da cucire per assemblare più pezzi di cartoncino, e quello gliel'ho già detto sotto il video. Poi un ragazzo mi ha chiesto perché ha due bobine, la macchina da cucire ha due bobine, perché quando l'ago scende giù incontra il filo, allora il filo superiore incontra il filo inferiore e quindi fa un nodino, cioè fa un nodino, incastra. Tutte le macchine da cucire che non hanno la bobina inferiore, perché ce ne sono, non cucciono solo se fanno la cucitura, ma poi si disfa, quindi non compratele, deve avere due bobine, quindi due fili, uno superiore e uno inferiore. Non so, penso di aver risposto a tutte le domande. Vi ho fatto vedere come si infila di nuovo, come si infila i pulsanti. Ah, ecco, questo forse è per, vediamo un po', proviamo a cucire tre strati di pannolenci. E io, per questo in pratica il pedalino, io qualche volta l'ho usato, ma tanto tre strati. Ok, qui c'è anche tre strati. Penso di aver risposto a tutte le vostre domande. Non so, per 20 euro si può acquistare, io la uso così, guardate, per lo scrapbooking, non per il tessuto. Per il tessuto ci sono macchine sicuramente migliori, certo non costano 20 euro. Spero di aver risposto alle domande che mi avete fatto, ho ripreso un po' quelle che ho visto sotto il video per rispondere a tutte, così ho fatto vedere anche come si infila la bobina inferiore. Io vi saluto, spero che il video vi sia stato utile e vi lascio al prossimo video. Spero di fare dei video di cucito al più presto, perché non ho più toccato la macchina da cucire se non questa qui oggi. Vi saluto e vi mando un bacio, ciao! Come sempre pollicino all'insù se il video è stato gradito, perché è così, allora pare che YouTube lavori con gli algoritmi, io non ne capisco niente, però in base ai pollici in su poi si hanno più visualizzazioni, quindi il video si fa girare. Ciao, un bacio!